La Lube alla ricerca di un palazzetto, in questi giorni si parla di questa ipotesi Civitanova, sembra sempre più vicina. A che punto siete? Ma siamo ad un punto direi molto concreto, nel senso che sicuramente l'amministrazione del comune di Civitanova ha già praticamente un progetto in mano e quindi ha anche pronto, diciamo, tutto quello che è l'iter per poter realizzare questo impianto nell'arco di un anno. Come contromossa, in questi giorni il sindaco di Macerata Carancini sta cercando di velocizzare il progetto e l'ampliamento del Fonte Scodella. Se così fosse, ci sarà un ripensamento della Lube? No, non ci saranno ripensamenti assolutamente, perché questa è una società che quando prende un impegno naturalmente lo deve assolutamente mantenere. Quindi è deciso, la Lube andrà a Civitanova? Ma è deciso nel momento in cui si definirà del tutto anche l'iter burocratico tra amministrazione e Pallavolo Lube, e quindi quando tutto questo si metterà nero su bianco, e parliamo di qualche giorno, naturalmente il tutto va portato avanti. Magari si è voluto forse semplificare troppo nel dire che durante i playoff certi mancati risultati sono dovuti soltanto, ecco, a questi spostamenti continui per palazzetti, forse un po' un'esagerazione. Sono anche questi problemi tecnici, se vogliamo, ma non dobbiamo guardare l'esagerazione solo del risultato o del risultato sportivo. È anche del risultato di avere la necessità e quindi l'obbligo di dover espatriare per tutti i playoff, per qualsiasi manifestazione importante, perché se qualcuno non lo ricorda, per 2 anni abbiamo dovuto disputare la Champions League un anno in ancora, un anno all'osimo, e poi siamo riusciti ad avere una deroga qui che non ci verrà più data. Per cui diciamo che non sono scusanti, le scusanti sono rovesciate. Quando noi nel 94 abbiamo detto questo palazzetto non è sufficiente, e qualcuno ci ha detto che dopo 2 anni avremmo chiuso, per cui non serviva né ampliare né costruire un nuovo palazzo, perché comunque la Lube sarebbe stato un fenomeno momentaneo e quindi non c'era da perdere tempo a dire queste situazioni. Fortunatamente questo è il 25esimo anno di Lube, è il 21esimo di Serie A1 della Pallavolo Lube, per cui qualcuno dovrà anche pensarci.